Praticamente sono quasi tutti i migliori miler in circolazione in Italia. E allora ci siamo. Tutto pronto. Partiti i cavalli del premio del Piazzale Memorial Enrico Camici. Parte lentamente Cirano, davanti ci va subito Attimo Fuggente che deve rendere anche dei chili. Seconda posizione per Canto Corale, in terza all'interno c'è Pensiero d'Amore, poi in quarta troviamo Fulmin X a precedere proprio Cirano ed in coda a tutti Out of Time. Si procede così piuttosto velocemente con Attimo Fuggente ancora davanti nei confronti di Canto Corale, in terza all'interno c'è Pensiero d'Amore, si è messo un pochino a tirare anche Fulmin X che resta in quarta posizione, poi l'altro con la giubba bianca, banda X azzurra e cap giallo, troviamo Cirano in penultima posizione rispetto ad Out of Time che chiude il gruppo dei partecipanti. Si va così ai tre quarti della piegata, sempre Attimo Fuggente davanti, Pensiero d'Amore che lo segue da vicino all'interno, poi Canto Corale che sposta subito ai suoi fianchi insieme allo stesso Fulmin X. Invece Cirano va per corsie interne cercando una schiena giusta, Out of Time che all'intersezione ha cominciato la sua progressione ma è comunque lontano dai primi con Attimo Fuggente, adesso braccato dall'interno verso l'esterno da Pensiero d'Amore e Canto Corale che attendono il momento giusto per piazzare la stoccata. All'interno c'è anche Cirano, all'esterno di tutti Fulmin X insieme allo stesso Out of Time. 400 dal traguardo con Pensiero d'Amore che dall'interno passa in vantaggio. Attimo Fuggente ancora lì in quota, poi Canto Corale lo stesso Fulmin X, 4 cavalli in diagonale con Attimo Fuggente che si è ripreso la testa della corsa. All'attacco ci va anche Fulmin X insieme a Canto Corale e Pensiero d'Amore con Attimo Fuggente che è ripartito sotto i serrati degli altri. Fulmin X sul traguardo, lo ha Pariglia e i due sono vicinissimi. È stato veramente un bell'arrivo. Fulmin X ha messo il muso davanti sicuramente, ma proprio sul traguardo Attimo Fuggente rimette la testa avanti, però mette il muso avanti, quindi bisogna attendere certamente il verdetto del giudice d'arrivo. È stato un bellissimo. Ancora Pierpaolo Antonelli che consegna la coppa offerta da Snaitech a Fabio Branca in sella ad Attimo Fuggente. Due vittorie in pattern quest'oggi. C'è anche la fotografia offerta da Ippogruppo Roma Capannelli, l'istantanea dell'affermazione che più che altro, eccola qua, l'affermazione. Ancora una volta complimenti.